Siamo con il Brenzo, vincitori dell'Upside Down Contest, il contest organizzato tra la Corte dei Miracoli e Piranha, Collettivo Piranha. Raccontateci di voi in 30 secondi, 40, ve li concediamo se 40. Vai. Allora, praticamente, Brenzo è la crasi tra breve e intenso, noi veniamo da Bologna, che è un posto pieno di tensioni, dove non c'è un alleggerimento. Per fortuna siamo arrivati all'Upside Down Contest, dove tutto è tranquillo e possiamo esprimerci a pieno, come posso dire, a piena idiozia. Tra l'altro i nostri psichiatri sono molto contenti che facciamo dei giri fuori, a lei gli hanno cambiato le gocce, lui va in terapia una volta in meno, a me mi hanno lasciato uscire dal carcere tre volte alla settimana. Allora, e te hai smesso di lavorare nel braccio della morte? Sì. E te? Come sei messo con Giardino? Vabbè, insomma, comunque io sì. Ci hanno un po' liberato. Ci hanno un po' liberato, però questo è stato possibile. Hanno creduto in noi. Esatto. E di questo vorremmo ringraziare molto i Piranha e anche la Corte dei Miracoli. Hanno fatto bene, dai, credo. No, ma poi tra l'altro noi non sapevamo nemmeno che, cioè la prima volta, eravamo così contenti perché avevano detto è appena uscito il disco, l'unico modo per farci cagare dalla Corte dei Miracoli qual è? Scriviamo al contest. Quindi abbiamo fatto il contest, siamo rimasti su a dormire nella palestrina Don Fagnolo, dove siamo stati molto bene, e poi dopo, tanto abbiamo detto finita, no? Sì, 30 secondi, 40. La canzone vostra preferita che avete fatto questa sera qua sul palco del Live Rock. È giusto che uno dica la sua, perché come so è nata, come la descrivete? Una. La vostra preferita. Mr. Bones. Sì, Mr. Bones. Mr. Bones è nata in mezz'ora di prove, neanche. Dopo 30 minuti di prove, è nata Mr. Bones, fatta, finita. Anche perché era difficile andare di lungo sul trancone. No, vabbè, dai, però... Dai, era così. Vabbè, però, dai. Lui ha fatto tutto l'arrangiamento per l'orchestra. Esatto. Però insomma sì, no, sono tre accordi. Se considerate che è iniziato da uno strippo di quando avevo 15 anni, ne ho 45, dopo 30 anni è uscita Mr. Bones. Bene, complimenti. Io devo comprare un vostro album, no? Ok? E già, insomma, è difficile. Devo comprare un vostro album. Come tu ben sai, non si vende un granché. Lo so, appunto, ma infatti la mia domanda è: come vi descrivereste attraverso un libro, una canzone o un'opera d'arte? Anche solo uno dei tre. Vai. Quello di Guernica di Picasso. Guernica di Picasso. Guernica di Picasso, direi Giovane Holden. Giovane Holden. Di Shakespeare a colazione. Hai tirato fuori Shakespeare a colazione. Sì, l'ho tirato fuori. Sciavolata morbida. Ed è Shakespeare a colazione o Whitney and I, come si chiama nell'originale. Vai. Altra domanda che vi descrive. Qui ovviamente è Live Rock Festival, ma in precedenza era anche la birra, no? Il focus su questo festival. Una birra o un drink che vi descrive? Dottoressa, vada lei! Beh, è giusto che si esprima il professionista. Qual è il drink? Beh, il drink di punta ultimamente dei Brenzo è il vodka tonic, ovviamente. Vodka, nostro sponsor. C'è il suo artista. Il batterista è sovietico. Non si può dire caffè perché sei... ci sarà un beep. In realtà su Colli Bolognese. Comunque no, è russo. Perché... Quindi è per quello che lui ha stegno e noi beviamo vodka tonica. È vero. Perché è una gag? Non è proprio la verità. Questo succo di Bertelli. Di Montepulciano, Di Montepulciano. Particolare. Sentite, qui ci sta dentro un po' tutto, no? Progetti futuri, ma anche...
cosa volete che si ricordi nel futuro di voi? Visto che arriviamo dal Medioevo, questa risposta... Allora, la questione è questa. Sostanzialmente, che cosa c'è? Noi, tipo io e lei, ci conosciamo dalla quarta elementare, questi altri, purtroppo, non ci riconosciamo da una vita. Allora, qual è la questione? Tu fai una cosa per gli altri, ma la fai anche per te stesso sulle cose che ti piacciono. Deve rimanere originale rispetto a te stesso. Poi quello che farai dopo non è molto importante. Noi probabilmente tra poco registreremo qualcos'altro. Però devo dire che la parte che credo ci sia piaciuta quest'anno è che ce la siamo girata, abbiamo conosciuto un sacco di gente vera, autentica. Quindi vorrei che nel prossimo lavoro che facciamo sta roba qui, non è un lavoro, e vogliamo che continui a non essere un lavoro. Non è un lavoro. Però è la cosa che ci appassiona di più. Quello che volete fare. Sì. Senza che sia un lavoro. Sì, quindi altri live, altro rumore. E poi il disco nuovo. Dobbiamo tornare in pista perché ormai le cose sono vecchie, cioè quello che trovate su Spotify non è più Brenso, siamo andati oltre perché comunque si è sempre in evoluzione, si lavora costantemente per andare oltre. Senso figurato, lavorare, donne, perché lo riteniamo sempre una colpa, no? Nonostante sia uno dei pilastri della Costituzione, l'idea di liberarci dal lavoro sarebbe molto bello. Questa cosa ci libera dal lavoro. Dopotutto, tutti noi abbiamo un lavoro che ci piace pure, tra l'altro, in un pezzo della nostra vita. Però c'è l'altro pezzo della nostra vita che rischierebbe di non essere raccontato. Che invece è importante raccontare, anche perché poi sono una band di persone, soprattutto che stanno un po' bene insieme. Siamo la famiglia Brenso. Bellissimo. Una famiglia con tutti i problemi delle famiglie di oggi, però siamo family, siamo uniti. Ci vogliamo molto bene con tutti i problemi della famiglia, tipo abbiamo sbagliato, tipo volete due retroscene? Sì, è qualche adesso, prima di venire qua a fare il festival, cosa è successo? Abbiamo visto la torre di quanto era lungo il palco, mi ha sbloccato. Abbiamo sbroccato perché era ovvio andare a sbrocco. Cioè, si è presa l'ansia due sere fa, la prova generale. A sbrocco. È giusto, è live rock. La mattina dopo, tra l'altro, tutti ci siamo stati lì, hai capito, a scusare, com'è? Quando offendi via a Pasqua. Allora dice, insomma, quella roba lì è a Pasqua. Neanche gli dici quella roba lì e via, e quindi il giorno dopo tutti quanti a scusarsi a chi è stato più stronzo dell'altro. In realtà è che c'è andata, è che la torretta del Live Rock Festival c'è andata al cervello. Cioè, quando abbiamo visto che c'era un tipo attaccato all'americana martedì, che era attaccato tipo su un cima che tirava giù le calate, mi ha detto: cazzo, un parco troppo. È troppo grosso! Ma Dio, ma sì, è troppo grosso, perché è la ridotta del palco di Umbria Jazz. Sì, proprio così. Perché voi non avete detto che palchi veniamo da noi. Fate conto che l'ultimo live che abbiamo fatto era grande, tipo di questo posto qui dove siamo adesso. Esatto, sì. La metà io ero fuori dal palco. Erano fuori dal palco, ogni tanto saltavano dentro, ci siamo spenti a vicenda di amplificatori. Palco era più basso del tavolino. Allora suonavamo in un gazzetto. Diciamola tutta. Diciamo, è giusto dire. Era un gazzetto. Tanto non abbiamo fatto nomi, quindi insomma per me l'idea dell'estate di suonare in un gazzetto, tra l'altro, eravamo in mezzo alla provincia. In mezzo a vicino a una pompa di benzina con scritto Benza. Infatti, quando siamo arrivati qui oggi,
ho guardato gli altri e gli ho detto, dico, però mi dispiace, bello tutto, c'è la, la scalinata monumentale, però una bella pompa di benzina. Un po' più giù, meno male. Dove mai la perché vedi, anche la migliore organizzazione, dove la metti finta. C'è la benzina, però, la benzina, prossimo anno. Quel bel fascino della provincia, Ottani, benzina. Sì. Allora, un saluto al Live Rock, che vi ha accolto con questo palco, anche il pubblico è di quelli strong. E per il Live Rock Festival! Il pipurra! Allora, quando ci chiedi di fare la roba e qui ci vengono malissimo. Vabbè, ma ognuno lo fa come la fa. Però comunque, possiamo dire una cosa. Sì. Allora, noi siamo arrivati, che non sapevamo niente. E veniamo da un'altra regione, quindi ci sentivamo tipo degli alieni, cioè ci sentiamo degli alieni anche nella nostra, vabbè, comunque qui siamo stati accolti e io una cosa che devo dire di tutti quei ragni che ho incontrato, che sono così... Sono tanti, anche in borghese siamo. Sono tanti e sono un popolo strano, sì. Di gente molto accogliente e molto affezionata a fare, a fare le cose di cuore. E a me sta roba qui è... Cioè io credo che sia la... Cioè quelli con cui abbiamo suonato, tipo che so, Canale, Non Physics, Gira, Mona Lisa Blackout, un sacco di altri gruppi abbiamo suonato. Tra l'altro gli altri li dobbiamo andare adesso a beccare. Sono degli amici, io credo che avessero dei progetti artistici, ognuno diverso, non valutabili su una scala. Però tendenzialmente quello che cosa è successo? Che c'era sempre una così bella situazione che a nessuno viene mai battuto il cazzo del fatto che c'era una competizione. Cioè, che competizione c'è? Cioè, noi abbiamo deciso di fare queste cose qui perché ci piace stare con gli altri. Giusto. E quindi sono affezionato a questa cosa qui e anche stasera, anche qui, anche davanti al palco, anche in apertura, eccetera, c'è un sacco di gente che sta lì e ascolta. Senti tanti pregiudizi. No. Ah, raga, non è così ovvio. Non è scontato, Io non lo do mai per scontato. Cioè, c'è della gente che sospende il giudizio e ascolta e dice, vabbè, è cagato, mi piace. Però intanto ho sospeso il giudizio. Mentre molte volte, per noi che tipo a Bologna, è la battaglia di bravo, sei uscito con un progetto nuovo. Ah, ok. Sei qua non per i coglioni, già, facciamo il primo giorno, vieni anche te. È così, no? Con questa ottica un po' predatore che è un problema. E qui invece è tutto più libero. Sì, abbiamo vissuto sì. Questa grande libertà, quindi grazie Live Rock Fest, grazie Piranha Social Club, grazie Corte dei Miracoli, perché porca finalmente io si suona e basta! Io non lo volevo tutte quelle altre cazzate. Basta, si vuole suonare. Fare musica. Fare musica, divertirsi, stare insieme agli altri, porca troia. È vero. Però facevo ragioniera.